Inizia a bomba con Far Cry 4, di cui ci viene mostrato in pratica l'intro del gioco. Come di consueto, il protagonista si trova in una situazione spiacevole e conosce il cattivone di turno, che sembra essere un buon erede spirituale di Vaas. Poco dopo compare la simpaticissima conduttrice che ci accompagnerà per tutto lo show, promettendoci una conferenza spettacolare e ricca di sorprese, senza mancare di parolacce che fanno molto trasgri. È il turno di Just Dance 2015 con un filmato del gioco e la dimostrazione pratica del supporto smartphone, accompagnata da un gruppo di giocatori, o meglio, di ballerini con un telefono in mano. Una sequenza piuttosto lunga di gioco ci introduce a Tom Clancy's The Division, già nominata alla conferenza Microsoft, e ovviamente lo scorso E3. The Crew, open world di guida, viene rivelato con un comune filmato dimostrativo e annunciato per l'11 novembre su Xbox, PS4 e PC. Ovviamente è il momento di Assassin's Creed Unity, che viene approfondito rispetto alla precedente comparsa in casa Microsoft. Vediamo un nuovo filmato di gioco ed un gameplay live che mostra la presenza di alcune brevi missioni secondarie, una maggiore cura negli interni degli edifici, il classico sistema di abbattimento delle guardie nemiche con armi nascoste, il sistema di coperture ed infine l'arrivo di altri tre giocatori a fine sessione, che suggerisce ancora una volta la modalità cooperativa presente sul gioco. Ci viene ora mostrato Shape Up, gioco fitness che funziona tramite un tappeto che rileva i movimenti del corpo e li riproduce sullo schermo, riproponendo la nostra immagine. Vediamo prima una modalità vagamente ispirata a Guitar Hero, in cui si deve saltare sul tappeto per colpire le note giuste sullo schermo, sotto una versione stuprata della sacrosanta Eye of the Tiger. E un'altra, cui due giocatori fanno delle flessioni sul tappeto per prevalere nel gioco. Piuttosto interessante sembra essere Valiant Hearts, The Great War, avventura grafica ambientata nella Prima Guerra Mondiale, che è riuscita a trasmettere il dramma della guerra in pochi secondi, ma di gameplay manco l'ombra. Sorpresa finale è la sequenza di gioco mostrata di Rainbow Six Siege, che presenta una grafica non eccelsa, ma con un suo stile, una fisica per niente trascurata ed un gameplay tattico quasi da invidiare nel salvataggio dell'ostaggio da parte di due squadre avversarie. In definitiva, poche sorprese durante questa conferenza. Molto era già stato mostrato in precedenza e le novità non sono delle migliori, se non per Far Cry 4 e Rainbow Six Siege. Ubisoft questa volta ha puntato troppo sulla personalità dei conduttori e poco sui contenuti. La domanda interessante da porsi è se il nuovo Assassin's Creed porterà innovazioni più sentite o se sarà un ennesimo capitolo della saga ormai affermata da anni.